Buongiorno, siamo col presidente Pietro Spirito all'inaugurazione di questo anfiteatro a Piazza Garibaldi. È importante perché noi del porto di Napoli, lei come presidente ha più volte richiamato l'importanza di creare un collegamento tra le tre porte principali della città, cioè porto, aeroporto e stazione ferroviaria. Oggi si inaugura questo rinnovamento e riqualificazione della piazza, che quindi è annessa ovviamente alla stazione. Perché è importante, e quale ricaduta potrà avere sullo scalo partenopeo questa modifica, questa riqualificazione? Insomma, migliorare la qualità urbana delle piazze antistanti ai principali scali di collegamento della città è un tema ovviamente rilevante. Napoli ormai da molto tempo è collegata con la rete italiana di alta velocità e quindi i collegamenti con le altre città italiane sono di molto migliorati ed è aumentato anche il turismo che soprattutto nei fine settimana tocca la città. Adesso diciamo ovviamente dobbiamo completare il percorso riguardo la piazza del municipio, diciamo che è un tema altrettanto rilevante e molto più complesso perché ovviamente ci sono stati ritrovamenti archeologici, le navi romane, diciamo così, la stazione ferroviaria, la metropolitana che deve essere completata, e io sono convinto che insomma il miglioramento della qualità urbana e dell'accessibilità soprattutto ai nodi delle città rende più agevole, diciamo così, il collegamento e anche la capacità di interlocuzione tra queste piazze. Fino a oggi arrivare a Piazza Garibaldi era una difficoltà rilevante. Certo, però noi abbiamo già da molti anni, grazie a lei, all'aeroporto, creato già quel collegamento con Alibus, questo lo possiamo diciamo dire con è un successo, funziona della ANM, che dà la possibilità con una frequenza di ogni quarto d'ora di collegare il porto, la stazione ferroviaria e l'aeroporto, e diciamo, i turisti e i cittadini lo usano diciamo, con direi discreta rispondenza, sicuramente. L'ultimo tassello sarà, come diceva lei, per noi, soprattutto per il porto di Napoli, il termine dei lavori a Piazza Municipio. Abbiamo più o meno delle previsioni, dei tempi? Noi dobbiamo diciamo, intanto occuparci da parte nostra, quindi diciamo, abbiamo aperto il cantiere della stazione del Beverello, della stazione marittima, e un anno e mezzo il tempo di previsione per il completamento di questa opera. Lo cominceremo a vedere da inizio d'anno nuovo, quando ci comincerà a essere la biglietteria provvisoria, e poi vedremo il tempo con il quale questi lavori si sposeranno rispetto al cantiere dell'ingresso della metropolitana nel porto. Grazie. Grazie a voi.